Ciao, oggi voglio parlarti delle critiche e dei messaggi che ricevo sotto i post. Perché? Perché siete in tanti a scrivermi, siete in tanti ad avere dubbi e siete in tanti anche a criticarmi così gratuitamente, senza neanche porvi la domanda se io stia facendo la cosa giusta oppure no, se io abbia ragione oppure no, o semplicemente a essere un pochino educati, che forse in teoria dovrebbe funzionare, no, questa cosa. Ma a parte questo, oggi ho proprio deciso di mettermi qui in un momento di relax a registrarvi questo video. Perché? Perché ho fatto una piccola checklist che mi sono scritto per non dimenticarmi su quelle che sono le domande che molto spesso mi fate e sulle critiche che molto spesso mi fate e che voglio dare una risposta una volta per tutte. Ma allora, innanzitutto c'è chi mi critica dicendo che non si insegna online. Bene, allora partiamo da questo piccolo presupposto, che il cane sa già fare il cane ed è perfetto così com'è, perché è un cane. E chi deve imparare per primo a rapportarsi con il cane è proprio l'essere umano. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che tu puoi insegnargli a fare il seduto, il terra. E scommetto che una volta nella tua vita sei andato a guardarti uno di quei video tutorial gratuiti che puoi trovare su YouTube per come insegnare il terra. Ma allora lì sì, vanno bene a guardare video tutorial, perché sono gratuiti ovviamente, e perché ti insegnano qualcosa. Tornando al discorso di prima, quello che è importante capire è che non è il cane che deve essere insegnabile, ma sei tu. Tu persona che devi imparare a comunicare secondo quello che è il naturale modo di comunicare del cane. Imparando questo tu potrai risolvere il 99,9% dei problemi che hai con il tuo cane. Il restante 0,1% è dovuto al cane, che magari ha tra virgolette problemi, perché ci possono essere i cani pazzi. Ma il 99,9% dei problemi vengono risolti solo imparando la comunicazione del cane e imparando a capire come comunicare, come rapportarsi con il cane nel modo corretto. E lo puoi fare anche tramite l'online. Perché? Perché ci sono oltre 110 video tutorial che sono in costante aggiornamento, pronti per aiutarti e guidarti passo passo in quella che è la realizzazione del tuo obiettivo. E inoltre c'è anche il mio gruppo di supporto, proprio per chi acquista i video, per chi entra nel mondo di Dog Trainer Academy, di Empathy Dog, di supporto. E quindi c'è tutto il gruppo dove poter chiedere domande, postare video, aiutarsi a vicenda e venire aiutati anche da me. E inoltre ci sono tutte le dirette online che servono proprio per farmi tutte le domande possibili per poter avere la risposta e la soluzione a quelli che sono i problemi che magari anche tramite il video ti è sfuggito qualcosa e hai deciso di migliorarti, perfezionarti sempre di più, così me lo puoi chiedere anche tramite le dirette che faccio solo ed esclusivamente sul gruppo, quelle di domande e risposte. Un'altra critica che mi viene mossa è che mi viene dato del truffatore, perché poi non è vero che regalo i video perché voglio soldi e perché voglio venderti per forza un corso. Insomma, è ovvio che stiamo lavorando e tutti lavoriamo, anche tu che stai guardando questo video avrai un lavoro e hai un lavoro, e quindi è scontato che ci sia un lavoro. Non sono un truffatore, perché i 3 video che sono gratuiti li hai all'interno della tua casella di posta elettronica una volta che inserisci i dati qui sotto. E come ho anche dato ampia dimostrazione, anche chi segue i video gratuiti alla lettera può trovare risultati, e quindi non deve neanche per forza comprare i video se non li vuole comprare. Se invece vuole approfondire, allora lo può fare. Proprio l'altro giorno una ragazza mi ha scritto: mi sono messa d'impegno, ho guardato bene i video e mi sono resa conto che i miei cani sono migliorati grazie a questi semplicissimi 3 video che tu hai messo che hai dato a disposizione a tutti noi. E mi danno del truffatore perché io non insegno nulla. Il discorso è sempre questo, che dare del truffatore è molto più semplice che non guardare e capire davvero a fondo che cosa c'è e che cosa si può ottenere. In ogni caso i video ci sono, la soluzione ce l'hai, se ascolti e se hai voglia di impegnarti lo puoi ottenere. Ed è proprio per quello che ti dicevo che il corso serve a te e che quindi un corso online serve perché sei tu che devi imparare.
a patto che tu abbia davvero voglia di metterti in gioco. Quante persone ci sono che seguono corsi sia online che dal vivo e poi non ottengono risultati? Di chi è la colpa? A volte può essere la colpa dell'istruttore, ma a volte la colpa può essere del proprietario di cane che non si impegna nel mettere in pratica quello che gli viene detto. E così, dando la scusa, ah ma è solo un videocorso, ah ma è il mio cane, ah, diamo la scusa a tutti, diamo la colpa a tutti, ma non ce la diamo noi stessi, e quindi il nostro cane, il cane continuerà ad avere gli stessi problemi e queste persone continueranno a lamentarsi. Perché? Perché è molto più facile lamentarsi che non mettersi in gioco. Altri invece mi dicono che non ho l'esperienza per poter aiutare le persone. Innanzitutto sono più di 7 anni che ho studiato e applico questo metodo, che è il mio metodo Empathy Dog, perché anche lì tanti mi dicono che non c'è nessun metodo e che è tutta fuffa, quindi sono solo un imbroglione. Il metodo Empathy Dog è basato in gran parte su quella che è l'etologia, sulla comunicazione del cane, sui bisogni essenziali del cane, e poi è anche basato su crescita personale, perché il cane, come io lo vedo, è un maestro e quindi ci aiuta in continuazione a migliorarci, perché se noi comunichiamo male al cane, il cane ce lo fa vedere, ci fa vedere i nostri punti deboli, i nostri difetti, e quindi sta a noi capire come migliorarci per poter rapportarci nel migliore dei modi con il cane. Quindi siamo proprio noi che dobbiamo imparare per primi. È più di 7 anni che faccio esperienza con i miei cani, sono 3 anni che seguo cani sia dal vivo che online, facendo stage e seminari in tutta Italia. Ho scritto 2 libri, sto scrivendo il terzo, e in 3 anni, circa 3 anni perché non è proprio 3 anni, ho aiutato più di 3.500 persone a risolvere i propri problemi e a cambiare la vita anche al proprio cane. Quindi di esperienza ne ho, e in ogni caso prima da qualche parte bisognerà pure iniziare, no? Non trovi? Ci lamentiamo che non c'è spazio per i giovani, e quando c'è un giovane che fa qualcosa tutti a dargli addosso perché non c'è esperienza. Siamo davvero ridicoli, eh? Ci lamentiamo per tutto e non facciamo nulla per migliorare. E questo vale anche nella vita con i nostri cani e nel rapporto che si ha con loro. Non ha nessun senso. Se non ci mettiamo in gioco non cambieremo e non impareremo mai nulla. C'è chi mi dice che è facile con i border collie, perché i border collie sono facili da educare e da addestrare. Bene, innanzitutto ti ricordo che io non addestro cani e insegno le persone a comunicare con il cane secondo quella che è la naturale comunicazione, e insegno le persone a creare quel rapporto che hanno sempre desiderato con il cane. Qua vedi proprio Jasper, se vai a leggerti la storia di Jasper, Jasper è un cane recuperato, aveva 7 anni quando è arrivato da me, lo volevano sopprimere perché ha dato perché ha morsicato il suo vecchio proprietario, gli ha dato 15 punti con un morso trattenuto, quindi uno dei morsi più pericolosi, e volevano sopprimerlo, lui è arrivato da me. E anche se un border collie, ha un cane con un passato difficile. Ma quello che fa la differenza non è il border collie piuttosto che il labrador, piuttosto che il golden retriever o il doberman o il pastore tedesco. Insomma, i cani hanno la comunicazione, che è sempre la stessa. L'attitudine, che è quella che spinge il cane a comportarsi in un determinato modo, come può essere il border collie che raduna le pecore, il pastore tedesco che fa la guardia, piuttosto che, non so, altri cani, il cane corso che fa la guardia, oppure un cane da caccia. Ogni cane ha un'attitudine e quella la vai a sfruttare e lavorare in base a quelle che sono le sue attitudini. Ma la comunicazione del cane è sempre la stessa. Quindi non c'entra nulla che siano border collie. Io ho preso Morfeo, questo cagnolino qui, perché avevo una passione che era quella di andare in montagna. Poi grazie a lui è iniziato tutto il viaggio nel mondo del cane, per aiutare ad imparare, per imparare prima di tutto per me, per vivere meglio con lui, perché era il mio primo cagnolino e facevo fatica, poi per aiutare altre persone a vivere una vita in totale relax e serenità. E si fa un bacino piccolino.
quindi non è tanto il cane che hai, ma come comunichi con il cane che hai che fa la differenza. Quindi non è importante che sia un cane vecchio, un cane anziano, lui aveva 7 anni, lui aveva pochi mesi quando ho iniziato a studiare. Quello che fa la differenza sei tu, quanto sei disposto a metterti in gioco, quanto impari e quanto cerchi di migliorarti per far stare bene lui, per far stare bene te e per vivere tutti quanti sereni e felici. Quindi non è importante il cane, ma è importante la comunicazione, che è molto diversa la cosa. E poi ci sono quelle persone che vogliono consigli gratuiti sull'educazione del cane. Ora, io sono un professionista e tu immagino che da un professionista voglia il massimo dell'efficienza e della professionalità. Questo almeno è quello che vorrei io. Io vado dall'osteopata, non pretendo di andare dall'osteopata gratis e mi risolve un problema alla schiena. Lo voglio pagare e voglio risolvere quelli che sono i miei problemi. Se vado da un medico specializzato sarà la stessa cosa, ma se vado anche solo e semplicemente in panetteria a comprarmi un pezzo di pane, ovviamente il panettiere va pagato. Perché? Perché ha fatto un lavoro. E la stessa cosa vale per chi ha dei cani. Devi capire che per me è una passione, oltre che un lavoro. È una passione, se un lavoro lo fai con passione, allora prende tutto un altro significato. Ma non è perché è una passione che non va pagata e non va retribuita. Io consigli gratis non ne do, a meno che non sia proprio una stupidaggine, come può essere quando iniziare a togliere la traversina del cane, per dirti, cioè stupidaggini del genere. Ma se c'è un problema di comunicazione, o se c'è il cane che tira il guinzaglio, oppure il cane che abbaia ad altre persone o ai cani, come posso darti un consiglio gratis senza capire il perché il cane si comporta in quel determinato modo? Tutti vogliamo avere i consigli gratis. Perché? Perché nessuno ha voglia di investire tempo, soldi, fatica, energia. Però allo stesso tempo non puoi neanche ottenere dei risultati. Io per darti un consiglio gratis dovrei davvero sapere molte, molte informazioni, darti, entrare nel vostro rapporto, no? Quindi capire che cosa ha creato questa abitudine, cosa ha creato questo comportamento nel cane. E dovrei investirci del tempo, potrebbe andarci mezz'ora, come potrebbe andarci un'ora, come potrebbero andarci 2 ore. E capisci bene che una consulenza del genere gratis non la si può fare. C'è bisogno di avere un appuntamento, di prendersi del tempo per conoscerci e per capire la situazione nel dettaglio. Ed è per questo che ho creato tutti questi videocorsi, oltre 110 che sono in costante aggiornamento. Ho creato un gruppo di supporto, ho creato le dirette. Perché? Perché una volta che tu entri all'interno del metodo Empathy Dog e del sistema di Dog Trainer Academy, potrai avere tutti i video che ti potrai guardare e riguardare tutte le volte che vuoi, potrai avere il gruppo di supporto, quindi potrai farmi tutte le domande e potremo conoscerci dal vivo facendo le dirette Q&A, proprio come se fossimo uno di fronte all'altro. Allora lì potrai avere tutta l'assistenza e i consigli che ti servono. Perché? Perché stai già seguendo un metodo e perché sarà molto più facile per te ottenere risultati e per me farteli ottenere. Perché alla fine del discorso, alla fine di tutto, questo è quello che conta. Che tu e il tuo cane otteniate risultati e siate felici. Perché? Perché tutti vogliamo ottenere risultati, tutti vogliamo stare bene con il nostro cane, tutti vogliamo viverci una vita serena e felice. Però dobbiamo impegnarci, dobbiamo applicare, dobbiamo seguire alla lettera quello che viene detto. E all'interno di Dog Trainer Academy ci sono centinaia di testimonianze e di persone che hanno davvero risolto quelli che sono i loro problemi. Il mio consiglio è quello di cliccare qui sotto, scaricarti 3 video gratuiti e se ti piacerà il metodo, se vorrai approfondirlo, allora potrai acquistare video. Altrimenti, amici, come prima, non sei obbligato a comprare e io non sono obbligato e non voglio neanche convincerti. Quello che ti posso consigliare io è di cliccare qui sotto e scaricare i 3 video gratuiti, iniziare il viaggio nel mondo di Empathy Dog, così da poter risolvere finalmente i problemi che hai con il tuo cane e poter vivere la vita che hai sempre desiderato. Io ti mando un abbraccio e ti aspetto negli altri. Io ti mando un abbraccio, una coccola affettuosa al tuo cane e ti aspetto negli oltre 110 video. Ciao da Cristian.